Bella ragazzi, sono il Drago Russo e bentornati in questo nuovissimo episodio di Two Worlds 2. Siamo qui pronti ad affrontare questo nuovo dungeon che finalmente siamo riusciti a trovare un dungeon ancora da scoprire che era ancora sì, sigillato, ma scommetto che ce ne sono anche altri qui in zona. Ok, proseguiamo. Tra l'altro ci manca pochissimo di salire di livello, tanto per sapere. Siamo a di livello 40, manca veramente pochissimo per andare a livello 41, quindi direi di iniziare subito ad ammazzare un pochino di gente qua. A maggior ragione perché ci sono gli scheletri e quindi avremo bisogno della mazza. This should be fun. Sì, ma quelli proprio non mi cagano. Ah, ecco. Sembrava strano, infatti. Va, due colpi e via. Vai. Ok. Ah, ancora vivo. Ok. Che cazzo? Dove vai? Dove vai? In qua. Ecco che ti spezzo in due. Un attimo che mi porto più avanti, ragazzi, perché ancora un po' e mi corico sulla sedia. Allora. Va bene, diamo un'occhiata. Ok, siamo al. Diamo un'occhiata. Mappa. Ok, qui non so se ci dovrebbe essere qualcosa. Però si scende o sbaglio? Oppala. Ma sono un po' diversi questi qua, perché io ho incontrato sempre dei ragni, però erano neri. Quindi, ok, lì si va avanti. Ok, ma giusto per sapere, di questa parte allora, mi dici che. Ah no, ce n'è un altro. Ok, allora andiamo prima per di qui. Facciamo un salvataggio veloce. Ciao. Bene, poi questo sono anche resistenti alle mazze, tra l'altro. Ok. Questi rani sono anche resistenti alle mazze. Tra l'altro sono anche resistenti al veleno e ai fulmini, se non ho capito male. Cioè se. Ai, che cazzo? Posso fare uno scherzo tipo. Allora, fammi prendere una di queste cose. Puoi correre? No. Non. Praticamente quando c'è la cassa in mano non corre. Oppala! Non se ne è manco accorto. Ah no, è a ghiaccio. Vabbè, poi con lo spezzablocco lo si distrugge. Beh, noi i drop li prendiamo. Ok, si è un po' buggato. Oppala. Allora, fammi vedere cos'altro c'è. E vaffanculo però, eh. Che cadi così. Chi è? Grande Necris. Come se fosse il boss. Ma per piacere. Però sono resistenti, eh. Allora, questo è andato. Cavolo. Va questo. Allora. Qua
qui la stanza è finita. Sì, non c'è altro. Quindi adesso vediamo. Vabbè, un po' tutto. Sì, che poi io dico sempre, no, che off camera, tipo, mi metto a distruggere una po' di cose, ma poi non è vero perché mi scordo sempre. Mi scordo sempre. Vabbè, però non è che abbiamo finito. C'è questo. Allora. Ah no, qui siamo. Ma che stanza è questa? Aspetta, no, questa è un'altra stanza perché è impossibile. Sì, c'è un piccolo problema della minimappa che praticamente non funziona i livelli. C'è i livelli piani, tipo. E questo è il piano zero, per così dire. Questo è il primo piano. E ora dovremo andare al piano di sopra, forse. Sì, infatti, di qua continua, quindi salvataggio veloce. Vediamo un attimo qui cos'hanno. Ok. E vaffanculo. Quanto è che pesa? 7 pesa. Ok, troppo pesante. Vabbè, poi non è. Vabbè. Ok, forse dovremmo distruggere qualcosa. Facciamolo subito, va. Sì, però mi dovrei distruggere. Vabbè, va qui. Allora, distruggi. Che così ricaviamo anche materiale per poi andare a distruggere. Vabbè, oltre a distruggere anche a migliorare le proprie armi. Tipo questo qui. Arma letale. Non lo so. Vabbè, questo lo distruggo. Perché tipo queste sono delle armi più deboli che esistono nel gioco. Questi qui praticamente ce li hanno equipaggiati i Varn, più che altro questi qua proprio a inizio gioco. Quindi ne distruggiamo un paio. E volendo possiamo anche migliorare l'ascia. Allora, qui dici su crea, però vabbè. Andiamo a migliorarla, così abbiamo una più 11 di danno. E se andiamo a migliorarla così, richiede un botto di un botto di legno, ma di legno noi ne abbiamo in abbondanza. Allora, questi cristalli danno, abbiamo stordimento e blocco e poi anche un danno da 50, tipo danno da ghiaccio. Voglio dire, è il momento di fare senza un altro blocco, cioè un altro cristallo. Magari lo usiamo noi quando abbiamo o un'altra armatura o qualcosa di più cazzuta e cattiva. Beh, così cerchiamo di migliorarla come possibile finché non abbiamo più ferro. Tanto questi materiali si possono trovare in giro. Per migliorare questo oggetto serve un'abilità di creazione armi superiore. Ah, ok, non vorrei che tipo mi fa costringere a mettere un altro cristallo. Può darsi, però vabbè. Adesso vediamo quanto cacchio di danno fa. Però aspetta, però anche il nostro scudo, che penso che non lo abbiamo mai potenziato. Resistenza al veleno, resistenza alimentale e resistenza fisica. Vacca puttana. 44 di ferro? Porca puttana. Vabbè, allora tutto questo ferro ce lo faremo. Va bene, altro saltaggio veloce, andiamo. Vediamo un pochino. Ok, non mi piace. Oppala. Ok, i danni si vedono che sono migliorati un botto. Si vedono. Ok, e questo qui? Niente, ok, finisce così. Con quest'altare così fighissimo. Ma scusa, veramente finisce qui? Non c'è qualcosa? Un tomo? A parte che noi di tomi
Non è che ce ne sia. No, zero. Va bene. Niente, scherzavo. Va bene, quindi abbiamo finito questo dungeon abbastanza corto. Pensavo fosse più lungo. Se devo essere onesto, pensavo fosse più lungo. Vabbè, che poi alla fine, ragazzi, non è Skyrim, è che lì i dungeon durano praticamente 40.000 ore. Però, aspetta, ma ci... Allora, no, sbaglio, ci sono più stanze. Aspetta, ma di sopra intendo. Perché di là si esce. Io adesso sto cercando un modo per andare di sopra. E c'è una stanza qui che ho visto. Ma mi sa che ci siamo già stati. Non è vero. Di qua prosegue. Non è vero. Ok, ho detto una stronzata. Continua, cioè. Sì, infatti, guarda, guarda la vita come scende giù. Volli. Ok, però diciamo che lo scudo dà un casino di danno. Cosa c'è qua? Ok, se mi fa aprire questa cosa vuol dire che c'è qui qualcosa qui, perché... Vabbè. Vabbè, questa stanza... Aspetta, no. Un attimo. Vabbè. Andate via. Andiamo prima giù, che voglio... no, non è di qua. Ah, ma il torneo di so... Salve. E Glad pam. Lì c'è un'altra porta che possiamo scassare. you met me. Better be worth it. E basta agitarti. Allora. No, non c'è niente se non delle casse. Cosa mi dovrebbero servire delle casse poi? È questo che non ho capito. Che cazzo? Vabbè, chiudiamo. E vabbè, andiamo in questa stanza allora. Oppala. Siamo dall'altra parte noi. Ciao. Oppala. E basta. Bet you're glad you met me. Congelato. Ah, perché questi sono resistenti al gelo. Ok. Capisco. Vabbè. Comunque non più di tanto. Voglio vedere lì che cosa c'è. Grazie. Allora, questo mi sa che dà solo legno. No, vabbè, noi lo prendiamo lo stesso. Ehi. Ok, si sentono dei versi. Quindi adesso vediamo. Andiamo a vedere. No, niente di che. Una stanza. Così. Vediamo un attimo in giro, anche se penso... No, tipo di libri. Libri o robe così, non penso che ce ne siano. Tra l'altro c'è anche un pipistrello. Che sta facendo un casino assurdo. No. Vabbè, ci sono questi cosi, dei piedistalli, però non c'è niente. E la cosa mi fa un pochino strano, devo essere onesto. E anche questa luce qua, messa così, mi è alquanto strana, però vabbè. Allora, noi dove siamo venuti? Tanto... Allora, ok, questa stanza è unica, quindi... Usciamo da qui e... Dovremmo aver finito effettivamente adesso. E vabbè, eh. Ok, la parte dall'altra parte sì, che questa qui l'abbiamo fatta, ok. Ok, quindi conclusa. Anche se qui purtroppo non lo dice. Ma quella stanza lì poi? Aspetta, ma avanti qua non so se ci siamo stati. Ah no, aspetta, qui è dove si esce. Ok, scherzavo. Ed è lì dove c'è la cosa. Ok.
Ok, adesso ci sono. Ok, basta, abbiamo completato. Ok, lo do per ufficiale. Ufficiale è ufficiale. Completato anche questo dungeon. Weppala. Ok. Ora, il prossimo dungeon... allora, ce n'è uno sempre qui vicino... che dovrebbe essere più o meno in questa zona, però è bloccato al momento perché ho già provato off camera ed è praticamente cioè è percorribile perché si può scassinare, però al momento la porta è chiusa e non si può neanche aprire. Quindi adesso facciamo un giro e vediamo. E vabbè, se continua a farti male così come un pirla. Sì, diciamo che la fisica di questo gioco è un po' così, ecco, infatti, così cosa avevo detto? Si fa male da solo. Però di solito sì, tipo... Vediamo un po' in giro. Magari se troviamo anche qualche animale, qualcosa... Vediamo... Occhi blu... Ok, che non ho visto tipo che tipo di effetto c'ha. Qui non c'è assolutamente niente, non c'è nessun dungeon perché ho già guardato. Di qua, se non sbaglio, se si va avanti si va verso le Swallows. Allora, là si va alle Swallows, però credo che abbiamo già completato tutto. Ora c'è questo qua che però non si è ancora ben capito. La caverna sacra mi sa che ci siamo stati. Quindi non vorrei fare tanta strada per poi dire ok, questo dungeon l'abbiamo fatto, quindi preferisco farlo off camera magari. Aspetta. Cos'è questo? Tana mistica. Allora un secondo che magari forse qua non ci siamo mai stati. Cold, dark, looks fun. Fammi dare un'occhiata. Se è così vuota vuol dire che ci siamo già stati, perché è impossibile che ci sia una... vabbè, se c'è la porta lì... non saprei. Quasi quasi do una sperciatina. C'è un tizio, che è uno scheletro. Che cazzo è? No. Allora, secondo me lo abbiamo fatto, però... Sono sicuro... Tipo questi lì li abbiamo saltati, tipo, perché... Dai, è impossibile. Quindi sì, lì, quindi questo l'abbiamo fatto, però ci mancavano tipo questi tre mostri. Cioè, così. Ok, ma niente, non c'è niente, a parte questo specchio così. Tra l'altro anche indistruttibile. No, aspetta. Non è normale. C'è un ragno. E le farracnite. Proprio un nome più semplice di questo non potevano metterlo, ma vabbè. Cazzo era? Ah, ok, un ramo. Pensavo fosse la zampa di un altro. Vabbè, salve. Ah, tu sei resistente al gelo. Ho capito, prendiamo la spada che almeno fuoco è. Però fa meno danno. No così. Porca merda. Mi ricordo sempre di selezionare quella. Che cos'è? Ok, ce la facciamo adesso? No. Ma allora, tu sei cretino? Oh, ok. Va bene. Noi prendiamo tutto, ragazzi. Tutto il prendibile. Ma se l'hai appena ucciso... Vabbè, comunque io me ne vado, Me ne vado, grazie, è stato bello. Ma ora abbiamo dell'altro lavoro da fare. Potenziarci come non mai per poter sconfiggere Gandohar. Sì, che è tipo da 1000 episodi che lo sto dicendo. Niente, questo dungeon lo abbiamo già fatto. Vabbè, c'erano solo dei mostriciattoli. Dovrei fare una maggiore ricerca off camera a questo punto. Quindi off camera
mi ci devo mettere di impegno a trovare delle altre dungeon e segnarmeli in qualche modo. Oppala! Niente, cos'è per parlare? Va bene. Via. Via. Che cazzo, fate male voi, eh? E via. Ok, questo non mi ricordo che cos'è che droppavano. Vabbè, e l'elettricità, sì, ma anche qualcos'altro, se non ricordo male. E se ho premuto un esc di troppo. Vai. Ora qui mi insegna un altro dungeon, però mi sa che è sempre lo stesso. Ma quanta gente c'è qui? Aspetta, non posso sapere dov'è che sono? Ah, è una zona nuova. Questa è una zona nuova, quindi magari qui possiamo trovare dei dungeon. Formite antiche, ma ci siamo stati qui? Potrebbe darsi. Sì. Sono sicurissimo, perché qui c'è la nostra barca, quindi sono sicurissimo di sì. E poi c'è anche questa isola che dovremo esplorare, anche questa e quest'isola qua. Intanto si è fatta no, e dinosauri. E c'è anche una foschia qui. Vabbè, vai. Vai, in 5 addirittura. Cosa volete fare voi? Se sta cazzuto è cattivo. Guarda, là, in piena faccia. Via. Cosa volete fare? Questo riesce a battere 3 dinosauri così. Altro che l'argoniano di Skyrim. Questo è ancora più cazzuto e cattivo. Allora, vedo altra gente là in fondo. Che per la precisazione è un altro dinosauro. Ah, ti sei buggato, eh? Oppala. Ok, no, comunque sui drop lì. Li prendo sempre perché sono molto molto utili. Un altro? E via. Ma cosa gli dai i calci? Ma vaffanculo. Un altro. Quanti cazzo di rettili. No, aspetta, non è normale questa cosa. Vabbè, quello là lo lasciamo là. Così ci facciamo pochi problemi. Se non mi ha... mi ha beccato, vabbè. Sti cazzi. Però è molto probabilmente avrò tagliato alcune parti. Ok ragazzi, allora direi che per questo episodio di Two Worlds 2 è tutto. Noi ci mettiamo dentro alla barca qui. Sì, ok. Ok. Noi adesso staremo fermi qui, se intanto la corrente ci porta un po' a riva, sempre se riesco poi a darla via. Allora, c'è quel castello là, che non so se è la cosa, non mi dire che è quella, tipo Varkmar. Penso di sì, Varkmar, ma se andiamo in barca fino là? Non lo so, vedremo. Ok ragazzi, direi che questo episodio è tutto. Vi ricordo che se non siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi se volete rimanere aggiornati sui prossimi episodi di questo gioco e di altri giochi. Mettere un bel pollicione su se vi è piaciuto l'episodio, ma ricordo anche di dire la vostra nei commenti. E noi ci risentiamo con un prossimo episodio di Two Worlds 2. Bella!